Ciao e bentornati in questo nuovo video. Oggi è un video acquisti, questo sarà un video, un insieme di clip perché al momento ho solo un prodotto da mostrarvi, però me ne devono arrivare altri, quindi le inserirò in questa clip e vi mostro un prodotto che ho acquistato sul sito di Idea e Bellezza. È la seconda volta che acquisto su questo sito. La prima volta è stato nel 2020 durante la pandemia perché avevo terminato il termoprotettore della Provost, con cui mi sono sempre trovata benissimo e ho sempre acquistato e riacquistato, però insomma in quel periodo ne avevo necessità e l'ho acquistato, e questa volta avevo necessità di un termoprotettore. In realtà stavo cercando quello della Provost, che è diventato introvabile, al supermercato non si trova più e tra l'altro neanche su internet, perché su internet se lo si trova costa davvero tantissimo, e quindi mi sono dovuta orientare su altre tipologie di termoprotettore e ho trovato un prodotto che diciamo che come qualità, quantità e prezzo si avvicina molto a quello della Provost, e infatti ho acquistato questo qui. Non so se ve l'ho detto che l'ho acquistato su Idea Bellezza, se sì, ve l'ho detto, e ho preso questo qui della palette che contiene 250 ml di prodotto. Tra l'altro era scontato, l'ho pagato 3,30 euro e ne ho fatto scorta perché ne ho acquistati 5 per stare un po' bene almeno per un bel po' di tempo. E non l'ho ancora provato ovviamente perché devo ancora terminare quello della Provost, di cui manca pochissimo tempo, e spero di trovarmici bene. Era l'unico prodotto che come quantitativo e prezzo aveva una certa convenienza, perché generalmente i termoprotettori li fanno veramente piccolini e hanno un costo veramente altino rispetto al quantitativo interno, e avendo anche capelli abbastanza lunghi termina veramente alla velocità della luce, quindi spero che questo qui non mi termini nel giro di 3 lavaggi. E quindi nulla, io per il momento ho acquistato solo questo, ho fatto una bella scorta e direi che vi lascio alla clip successiva. Su Shein ho fatto un piccolissimo acquisto, volevo acquistare delle leggings da ciclista, però non volevo spendere tantissimo, e su Shein ho trovato le leggings da ciclista a soli 4 euro e ne ho presi due. Ora ve li faccio vedere qui, ma li vedrete sicuramente indossati. Il tessuto è poliestere, elasticizzato e ricorda molto il costume da bagno. Sono veramente comodissimi, indossati, sono praticamente una seconda pelle, sono freschi. E ovviamente l'unica pecca, ma la cosa non mi interessa per quanto mi riguarda, è che innanzitutto non sono di quelli che danno sostegno soprattutto nella zona dell'addome, dove io avrei necessità. E successivamente tendono ad accentuare la cellulite, che tra l'altro io però per quanto mi riguarda io le ho presi da utilizzare sotto le gonne, sotto le maglie lunghe o sotto i vestiti che sono più lunghi rispetto a una maglia, però magari sono un po' troppo corti per i miei gusti. E quindi ho preso questi e devo dire che in estate sono una mano santa, e questi qui ci sto trovando veramente molto molto bene, sono molto confortevoli e li adoro, nonostante li abbia pagati solo, ripeto, 4 euro. E io ho preso una taglia XL, avevo paura che che vestissero piccoli, però in realtà vestono perfetti, quindi ve li straconsiglio. Poi su AliExpress ho acquistato questa cipria che mi incuriosiva perché la vedevo spessissimo. In realtà ne ho prese due, per il momento mi è arrivata solo questa, però sicuramente mi arriverà anche l'altra successivamente, ed è una cipria trasparente compatta che ho preso da utilizzare durante il giorno per i ritocchi, perché io generalmente utilizzo una cipria in polvere libera, però effettivamente mi sono resa conto che per i ritocchi durante il giorno è più comodo avere una cipria compatta, e quindi ho pensato di acquistare questa perché veramente mi incuriosiva tantissimo, mi ricorda molto le ciprie di Essence esteticamente, quindi la volevo provare. E nulla, quindi per questo video è tutto.
Io penso che termino il video qui e lo pubblico subito perché voglio pubblicare sul canale visto che è da un po' che non pubblico. Ovviamente prossimamente ci saranno nuovi video haul perché ho acquistato veramente un sacco di roba nell'ultimo periodo e quindi io per il momento vi saluto e noi ci vediamo sicuramente nel prossimo video acquisti. Ciao!